Allora, rieccoci qua, ragazze e ragazzi, su Persona 5 Royal. L'episodio scorso abbiamo ottenuto un'altra lettera di raccomandazione e credo i semi della bramosia, se non sbaglio, tutte e due. Stiamo cercando il terzo, stiamo cercando la terza lettera di raccomandazione per poi andare dallo spazzino, però dobbiamo indagare al ristorante. Prima però, appunto, di iniziare con questo episodio, io mi sono messo a fondere qualche persona e ho fatto Refrost e Seryu, che vabbè, le ho fatte un po' così per sfoltire, più che altro, perché comunque mi sto trovando bene sia con questa. Con questa soprattutto, che riflette i danni fisici. Sì, anche con lei si può dire, sì. E ho fuso, sì, una persona che usavo abbastanza spesso, più che altro per curarmi o resuscitare, per fare refrost, praticamente. Va bene. Adesso, il ristorante era qua, penso, sì. Ah no, no, di qua, scusate, di là, là in fondo. Aspetta. Qua. Ok, raccogli info sul personale d'azienda. Sì, perché dobbiamo cercare questo tipo richiuso sempre nella sta sua stanza. Benvenuti. Oggi cenerete da noi? Sarebbe possibile ricevere i pasti nella mia stanza? Intende il servizio in camera? Sì, è disponibile solo in questo ristorante. Ah, per caso ci sono ospiti specifici che richiedono sempre la consegna? Mi scusi, ma perché me lo chiede? Se non vi dispiace, vorrei vedere le vostre carte d'imbarco. Mi ci hanno chiesto di fare una consegna. Credo che sia per il presidente di un'azienda IT. Sì, vestiti così, ovviamente. Sono Pare che non esca mai dalla sua stanza, ma il signor Shido ci ha dato ordini diretti in merito. Si tratta di una questione molto riservata, quindi dobbiamo portarglielo di persona. Ah, è così. In tal caso vi spiego come arrivare alla sua stanza. Ben fatto, quindi, in gamba come sempre. Non è qui vicino? Mi sembra che sia al piano di sopra. Dovrebbe essere sopra il ponte laterale dove siamo passati prima. C'è un modo per salire? Mori, Ragazzi, secondo me sarà tutto inutile. Se fossi al suo posto, non aprirei mai la porta. Che situazione poco incoraggiante. Che si fa? Se solo ci fosse un'altra via d'ingresso oltre quella porta. Comunque, torniamo al ponte laterale. Non è che da lì si possa entrare. Forse c'era un condotto. C'era. Al ponte laterale che però puzzava. Quindi non potevamo entrarci. Però qua noto che c'è, ma forse c'è una zona rossa. Però volevo vedere se c'era qualche condotto qualcosa, ma ah, ecco, vedi? No, qua c'è, no, niente, pensavo fosse una strada. No, ok. Attenzione, andiamo piano. Fammi vedere dall'altro lato un attimo, non riesco. Ok, non riesco a capire. No, non c'è nulla. Qua? Qua dove siamo sbucati, no. Meno che è la nostra destinazione finale, quella lì in rosso. Può essere, vabbè. Fa vedere, no, ok. Allora, il ponte laterale, andiamo alla safe room. Poi vediamo, dai. Troveremo anche l'ultimo seme. Allora, ponte laterale. Bene, abbiamo raggiunto il ponte laterale. Adesso, secondo
questa porta è impossibile da aprire, dobbiamo semplicemente trovare un altro modo di entrare. È la stanza proprio qui sopra, giusto? Qua in fondo. Ecco, adesso c'è un'ombra. Ok. Qua c'è un condotto. Che puzza terribile. Ma non. Ah, non ci fa fare nulla, però. Vabbè, non. Oddio. È l'istinto, vedi? Mi dimentico delle volte di usarlo. Capisco, non avevo pensato di arrampicarmi dall'esterno. Siamo là di fantasma, no? Possiamo sfruttare posti a cui i normali ospiti non hanno accesso. Allora. Aspetta. No. Saliamo ancora di più. Siamo sicuri? Magari è qui l'altra porta. Aspetta. Qua. Qua. Ok. La nave gigantesca, sì. La stanza del bersaglio è più avanti. Speriamo che non abbia chiuso la finestra. No, questa qua è la direzione giusta. Allora aspetta. Voglio vedere il resto. Secondo me è qua. Seme della Bramo, vediamo. Ancora più in alto. Percepisco qualcosa. Percepiva qualcosa. Aspetta, voglio capire. C'è uno scrigno. Un ascensore, forse. Ok, no, ci siamo, l'ho vista la porta. Ok. Fammi vedere qua in fondo. Qua c'è l'ascensore. Nessuna risposta, sarà rotto, ehi. Non voglio toccare nulla e rischiare di causare qualche guaio. Lasciamo tutto così com'è. Va bene. Non funziona. Vabbè, perché si va da fuori. Comunque. Eccolo qui il boss. Ce ne guarda più avanti, ma c'è anche uno di quei voi sapete cosa laggiù. Ho di nuovo quella sensazione. Proprio un voi sapete cosa. Ma prima ci attende una battaglia difficile, siete pronti? Andiamoci dentro. Potete finirla con questo voi sapete cosa. Oh, ratti giganti. Ora faccio voi sapete cosa a tutti quanti. Ah, te ti abbiamo già sconfitto. Ah, ok, non insieme alle altre, vabbè. Allora, vediamo. Non ha debolezze. E neanche questa, a posto. Ovviamente okay. Dobbiamo andarci giù pesante. Facciamo atomico. Tecnico. Qua facciamo. Starei con questa. Danno maledetto, non mi ricordo. No, lei resiste. Questi no. No, no, sbagliato. Se no facciamolo. Psicocinetico invece. No, lo riflette. Volevo tenere questa persona. Facciamo se no il attacco singolo, va. Sì, sì, fai. Critico.
Poi ok, niente, ce l'hanno con lei. Allora facciamo, mancato, ottimo. Comunque usano tutti attacchi fisici. Ok, facciamo al fisico. No, no, va bene, attacco mortale, vai. Ok, ok, facciamo staffetta. Lei. No, quell'area è pesante. Ok. Andiamo su, sì, su di lei. Quest'ombra lì. Un bel po' di danno, ma ha resistito bene. Oh, ce l'hanno solo con Han. Facciamo questo. Sempre congelata, bene. Furente, ma va bene così. Allora, e io sto tenendo lui. Facciamo, no, no, usiamo attacco normale, va. Ecco. Vedere, sì, dai. Un po' poco, ma sta caricando. E andrei di cazzotti. Facciamo. Sì. Poco, diminuiamo l'attacco per risparmiare un po' gli SP, anche se lui ne ha pochi, ne ha veramente pochi. Critico, vai. Resiste bene, ottimo. Dai che manca poco. Possiamo andare di corpo a corpo, dai, sì. Si carica. Bene. Ci siamo ricaricati un po' gli SP anche. Ok, 6300, vai. Ok. Concentrazione. Danno nel prossimo attacco magico più che raddoppiato. Non è male, però. Tarunda e Matarunda servono entrambi, abbiamo visto alla fine. Però danno. Potrei metterlo al posto di Aran, che tanto c'è Makoto che cura. Dai, sì. Ok. Poi vediamo. Grazie al cielo non abbiamo preso voi sapete cosa. Già, e ora che la strada è libera prendiamo quel voi sapete cosa, va bene. Curiamoci.
Ok, anche l'ultimo seme nostro. Ok. Cristallo della Boria. A vedere. Equipaggiamento. Un cristallo col potere della superbia. Ah, aumenta la difesa. Vabbè. Vedremo poi Jose cosa può fare. Comunque no, l'adesivo SP3 devo dire ottimo. Almeno gli SP mi durano molto di più. Dovrei prenderne un altro, in effetti. Devo ricordarmi. E metterlo al quarto componente. Praticamente. Va bene. Possiamo scendere. No, noi ce l'hanno lanciati, però in effetti. Aspetta. Da qui salta giù. Perfetto. E aspetta. Qui ok, ma io volevo vedere. Ah, non possiamo saltare là sulla ringhiera, no? Possiamo solo andare su. Eh no, sì, infatti. Ma pensavo che potevamo, no? No, perché fa salta giù, ma salta qua. Va bene, quindi andiamo dove dobbiamo andare. Cioè di qua. Qua. Aha. Questo. Però di qua c'è qualcosa, magari. No, non si vede niente. La cabina del bersaglio è lì. In effetti avverto una presenza all'interno. Che facciamo, Joker? Guardiamo dentro. Andiamo. Quello deve essere il presidente dell'azienda IT. Andrò io. Da sola? Si sospetterà se andiamo tutti insieme. Poi si tratta di roba IT, è pane per i miei denti. Ci dovremmo fidare? Certo. Sono stata scelta. Come quello show in cui il bambino va a fare shopping da solo. Ci sarà da sudare. È così convinta che ci scherza anche su. Forse andrà davvero tutto bene, no? Mettiti a urlare se le cose si mettono male, ok? Ma che, chi diavolo sei? Scusi per l'entrata improvvisa. Sono cacco. Quei vestiti, cioè, perché sei entrata dalla finestra? Beh, la porta era chiusa e voi non mi avete risposto. Come potevo entrare altrimenti? Oh, ma capisco come si sente. Non c'è niente di meglio che rilassarsi nella propria stanza. Una ragazza? Lei nel ramo IT, vero? Scommetto che parliamo la stessa lingua. Non mi importa nulla di questa cosa, si può sapere chi? È il tuo lato, quello?
気になる？自作したの。Questo gingillo l'ha stuzzicata, eh? L'ho assemblato con le mie mani. Coria, sugoi! Mobile 機種でここまでやるとは。È pazzesco pensare che si possano fare certe cose su un semplice portatile. Benchmark とかやばい数字出るよこれ。Vuole vedere i benchmark? Può sfornare dei numeri incredibili. Ma 普段は手ごわいとこ暗くする時のサブプロセッサーにしてるやつだけど。Anche se di solito lo uso come subprocessore per quando cerco di hackerare le reti complesse. Crack? Cyber 攻撃という意味で言ってるのか? Hackerare? Roba tipo attacchi informatici? Mejed って知ってるか? Mai sentito di Mejed? それはもちろん。Ma certo. 聞いて驚くな? Io 驚け! Ti dirò una cosa, non mi dia di matto, anzi lo faccia.私がメジエド本人だ。偽物を退治したのは私だ。Io sono Mejed, sono stata io a sbarazzarmi di quello falso. え？信じてないな。ほら、これが証拠。Non mi crede, eh? Ecco qui, ci sono le prove. これ、あん時のプロジェクトサーバーの。全部特定したのか。Questo è il server del progetto, li ha identificati tutti. 私の腕が欲しければ、紹介状をくれ。Se vuole le mie skill, dovrà darmi una lettera di raccomandazione. Nante cotta! Wareware no yoishita saito ga konna kodomo ni tsubusareta to wa. Diamine, chi avrebbe immaginato che il nostro sito sarebbe stato abbattuto da una bimba? Eh? Cioè, Sajo-san ga... L'avete programmato voi? Sou da yo. Da ga dou shite tsubushitan da? Proprio così, perché hai dovuto distruggere il nostro lavoro? Perché sono una... Tanzunni, Mejedo no naga kattenni tsukawarete yurusenakatta dake da. È stato perché non potevo perdonare coloro che usavano il nome di Mejed senza il mio permesso. Nande kaitou dan ni Mejedo shimuketa? Perché avete scagliato Mejed contro i radi fantasma? Mejedo o eranda koto ni taishita ryuu wa nai. Naga shirete ta shi, tsugou wa yokatta dake sa. Non c'è una ragione particolare per scegliere Mejed, ma la loro popolarità ci faceva comodo. Kaitou-dan wa tokume no aite wa nerainai tte wakatteita kara ne. Del resto sapevamo che i ladri fantasma non potevano colpire un gruppo anonimo. Sonna ryū. Questo è il motivo. Jisaku jien de taosareru hazu ga hontou ni tsubusarete. Watashi mo Akechi-kun mo ano toki bakari wa odoroita yo. La disfatta di Mejed doveva essere una farsa, ergo la sua vera caduta ha sorpreso sia me che Akechi-kun. Ma, motomoto tatamu yotei datta kara, keikaku ni okina hatan wa okinakatta kedo ne. Prevedevamo comunque di staccargli la spina, quindi non ha davvero interferito con i nostri piani. Okage de Kaitou-dan wa nukai yorokobi tomo shirazu ni hitotoki no zecchou o tannou shitan janai kana? I ladri fantasma si saranno goduti il loro momento di notorietà, senza sapere che sarebbe stato fugace. Netto nante, akuyou shite nanbo daro? Ia, akuyou nante kotoba jitai atehamaranai. Vedi, bisogna abusare di una risorsa come internet, anche se la parola abuso non è così esaustiva. Kōritsu ga sōtei mo shite nai innovation koso netto katsuyō no honshitsu de ari daikomi. La cosa davvero esaltante nell'uso della rete è creare modi sempre più innovativi per aggirare le leggi. Omae. Razza di... Teka, kimi mo Mejedo nara wakaru to omou kedo sa. Sono certo che mi comprendi, sei Mejed dopo tutto. Jōjaku domo ga odorasaren no miru no wa butchake tanoshiku ne. Non è meraviglioso poter manipolare tutti questi stupidi analfabeti informatici? Sanryū da na. Che stupido di terzo ordine. Ah? Skill mo sanryū da ga hito toshite mo sanryū ika no nioi ga pun pun suru ze. Non solo le tue skill sono di terzo ordine, ma puzza più di una persona di terzo ordine. Non mi tratti come suo pari, io riformerò questa società. Che assurdità, non dimmi che hai distrutto il mio sito in nome di questa sedicente riforma sociale. Soda! Nantatte Kaitou-dan da kara na! Proprio così, è perché io sono un membro dei Ladri Fantasma. Nanda to? Cosa? Yōai yatsu itabutte innovation toka sasuga Sanryū-sama wa yū koto ga chigau na! Prendersela con i deboli per poi vantarsi di essere innovativi. Yappa nekko no shidō kara banshinakya dame da na!
Direi che non mi resta che bannare il bastardo all'origine di tutto questo, Shido. Ora, veda di darmi quella lettera di raccomandazione. Perché mai dovrei? Che dici di giocarsi in una sfida informatica? Non essere ridicola, preferisco ammazzarti. Ragazzi. E alla fine va sempre in questo modo, infatti. Ma, beh, ora che sappiamo che ne possiede una, sarà il modo più semplice per sottrargliela. Ah, vabbè, il re delle fate, quello. Comunque l'abbiamo già battuto. Vediamo se ha le stesse debolezze. Mi ha lasciato un uno di vita. No, è diverso. Tutto diverso, va bene. Allora. Qua facciamo. Ok. Poi facciamo. Proviamo maledizione pesante. No, media. Riduciamogli l'attacco. E ci prova. L'omunculus si è sacrificato, c'era scritto. Vabbè. Facciamo danno fisico medio, fisico pesante. Facciamo un media rama, direi. Paio, no, tre. Ok. Qua se no andiamo giù pesante. Proviamo. Cosa proviamo? Ma il ghiaccio abbiamo visto, no. Proviamo il fulmine. No. Proviamo il fuoco. Forse il fuoco. Forse. Fa parecchio danno. Andiamo anche incendiati. Facciamo ghiaccio, no. Andata di caldo. Ok, una eliminata. Ecco. È guarito. Facciamo atomico, cioè nucleare pesante. Ah, lo blocca. Adesso facciamo. Senti, facciamo, vediamo il fuoco, fammi vedere. Che il fuoco, vabbè, gli aveva fatto parecchio danno. Facciamo Matarunga. Ah, ne è evocata un'altra. Allora devo eliminare lui. Assolutamente. Devo eliminare lui. Ah, è debole all'atomico. No. Aspetta. Blocca l'atomico. Oh, proviamo. Proviamo, aspetta, staffetta. Psico pesante, ce l'abbiamo. Ok, vediamo. Meno male. Ok.
Ok, è rimasto solo lui. Debole all'atomico, quindi aspetta che ce l'avevo, mi pare. Ottimo. Facciamo Tarunga, estendiamo il malus. Concentriamoci su di lui, va. Lui ha pochi SP, Yusuke. Facciamo un'ondata di caldo. Usiamo l'atomico. Era debole allo psico, esatto. Però quello pesante è solo singolo, ce l'abbiamo, mi pare. Sì, esatto, esatto. Facciamo Mapsi, dai. Ok, perfetto. Gli è rimasta veramente poca vita. Andiamo di atomico. Ok. E no, non possiamo cambiare persona. Però facciamo, aspetta, chi è che ha più An, più SP. Resisteva al fuoco? No. Ok. Bene, eliminati. 5.500 di esperienza, ottimo. Vediamo, danno da vento pesante a tutti i nemici. Allora lo mettiamo al posto di Magarula. Ok. Pendenti letali. Uno fisico medio a un nemico da 2 a 3 volte. Aspetta. Danno fisico medio a tutti i nemici. Però questo è 2 a 3 volte. Sì, posto di colpo stordente, dai. Ok. Ok, ok, abbiamo la lettera di raccomandazione. Creare quel falso Mejed non è stato il suo unico misfatto, vero? Voglio sapere il suo segreto più grande. La ricerca sulla scienza psicognitiva. Cosa ha fatto? Sputi il rospo. Dopo aver estratto i risultati della ricerca, ho distrutto fino all'ultimo byte dei dati originali. Poi ho criptato quel che avevamo e l'ho archiviato in un dominio inaccessibile ai comuni mortali. Non fraintendermi, però, non so nulla di tutti quegli arresti mentali. Shido, che scopo avevano le sue ricerche? Non importa cosa fosse, non gli permetteremo di abusarne. Dono media mo, Shido Sori ni taikoban desu ne. Kokumin no kitai mo masumasu takamatteru you desu. Ogni organo di stampa sostiene la sua candidatura, anche il pubblico la ama. Siamo arrivati fin qui soltanto grazie a te. È un onore detto da lei. Ma ora ho un favore da chiederti. Cosa si tratta? Riguardi i fedeli clienti del nostro business di arresti mentali.
Che ne dici di sbarazzarti di chiunque ritieni poco affidabile? Adesso, ma le elezioni sono alle porte. Esatto, prima facciamo, meglio è. Perché così all'improvviso? È successo qualcosa? Niente di particolare, ma se mai dovesse succedere qualcosa sarebbe comunque troppo tardi. Forse è diventato così nervoso perché in qualche maniera appunto stiamo influenzando la sua cognizione. Capisco che può sentirsi nervoso, ma perché non restare calmi e attendere il post elezioni? Vorrei sbarazzarmi di tutta la feccia prima del mio insediamento come primo ministro. In nome della vittoria assoluta mi serve che qualsiasi fonte di preoccupazione venga estirpata. Preoccupazione? Non l'ho mai sentita fare certe esternazioni. Shido-san. Hai compreso quali sono le conseguenze dell'ostacolarmi? Fa come ti ho detto, conto su di te. Ma forse adesso Akechi... Questa non me l'aspettavo. Non vorrei arrivasse... E se... vedi? Secondo me lo becchiamo nel palazzo, vedrai. E va, abbiamo la quarta lettera, anche se non era granché, ne aveva comunque una. Quindi resta solo quello spazzino. Facciamo un po' di casino per attirare allo scoperto. Come ho già detto, se possibile dovremmo evitare cose del genere. Abbiamo esplorato tutto. C'è qualche posto che non abbiamo ancora controllato? La sala macchine. Non ricordo di esserci passato. Momento, ora che ci penso, la sala macchine. Ricordi quel fumo che abbiamo notato prima, Skull? Oh sì, dov'era? In basso. Che puzzava. Aspetta. Però c'è una zona... No, non volevo salire. C'è una zona... Aspetta... Aspetta. Di qua non sono andato, in effetti. Vedi? Mi sembrava strano non si potesse andare di qua. C'è un forziere. È chiuso, lo apriamo. Insomma, va bene, non ho ancora usato alcun oggetto, quindi va benissimo. Cerchiamo di resistere. No, aspetta. Ma non posso... Salta, no. Vabbè, a parte che è giù. Ok. Provato, probabilmente di qua si arriva alla sala macchine. E avevo qualcosa all'interno, ma non capisco se è lui. Così non riusciremo a entrare. Vuoi provare a forzarla, Joker? Facciamo irruzione, vai. C'è la questione della puzza, no? Adesso è sparita, a quanto pare. Vediamo. Guardate, ecco quel bastardo. Però ci sono anche i suoi uomini. Uscendo da qui arriveremo proprio davanti a loro e non avremo vie di fuga. Che facciamo, Joker? Andiamo. Stiamo giù. Così, all'assalto proprio. Che volete? State cercando rogne? Ascoltaci. Andiamo. Silenzio, questo posto è off limits, idiota. Cavoli, quel tizio sarà anche una cognizione, ma
proprio paura. Sono troppo occupato per pensare a voi scartine. Vi lascio ai miei uomini. Sì. Ancora, meglio che sia l'ultima volta. Sempre lui, ok. Era debole alla luce, alla luce. Allora, aspetta. E... no, ghiaccio niente. Facciamo. Danno fisico pesante. Ok. Niente, pare lo fanno apposta. Però ha mancato. Facciamo. Aumentiamo la difesa per sicurezza. A sto giro. Ok. Lui resiste al ghiaccio. No, lo blocca proprio. Ok. Loro resistono al fuoco. Quindi farei semplicemente Matarunga. Adesso. Esatto, usiamo la luce. So che la luce ce l'ha solo lui, quindi devo attaccare solo con sì, però consumo un sacco di SP. No, perché non ce l'ho più la luce quella generale che attacca tutti. L'avevo sacrificata. Vabbè. Vabbè. Andiamo, se no è giunto il momento di usare qualche oggetto, Ok. Abbiamo risolto però. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, allora dov'è? Guardate là. Merda, non ci sfuggirà. Prendiamoci quella lettera con la forza, proprio dobbiamo. Va a vedere. Ah, scusa, stavo guardando in giro. Come al mio solito. È già sparito. Aspetta. Cosa qua? C'è un condotto. Ah, è lì dentro. Esamina. Il nostro avversario dovrebbe essere in quella stanza. L'abbiamo messo alle strette. Ora cerchiamo un modo per entrare. Ah, forse la porta è chiusa. Intanto mi curo. E direi... sì, dai. Usiamo qualche oggetto per gli SP, vediamo. Cristina del tutto gli HP e gli SP di tutti gli alleati. Tantissimo, insomma. Allora... pane per lei, questa è tutto gli SP di un alleato. No, usiamo quelli più deboli prima, quelli più deboli tra virgolette, tipo questo. 5 SP, magari facciamo a Ryuji, cioè Yusuke, scusate. Ok, goccia dell'anima, un pochettino. 50 SP, facciamo noi magari. Poi facciamo Makoto e Yusuke, dai, così va bene, basta. Ok. Adesso li saltiamo addosso. Eccolo, stavolta l'abbiamo messo alle strette. Questa sarà la nostra ultima lettera di raccomandazione. Dobbiamo prenderla.
spazziamolo via. Molto bene, è arrivato il momento di mettere fine a questa storia. Poi, sta ancora qui? Quei ragazzi davvero non capite. Quando è l'ora di piantarla, ci tenete così tanto a farmi fuori? A che clan appartenete? Kumi? Clan? Kumi te... minchiotechi na are jane? Tende tipo un clan della Yakuza? Shurite, keshite poi mitai na? Ehi, non è che spazza via i problemi facendo sparire la gente? Yabai, omono! Merda, è davvero uno Yakuza? Shido no yatsu. Così quel bastardo di Shido ha legami anche con la malavita. Come facciamo a farci dare la lettera di raccomandazione? Dobbiamo provare il nostro valore. Ehi! Hey. Sono un uomo impegnato. Fin dei conti devo occuparmi dei problemi di tutti quegli arresti mentali. Se avete un conto in sospeso con me, ditele basta. Potrei avere una lettera. Una lettera di raccomandazione? Perché cazzo dovrei darvene una? Come sospettavo. In realtà siamo qui per consigliarle un nuovo tatuaggio. Irezumi. Un tatuaggio. Questo ragazzo è un disegnatore eccezionale, è un artista. Cosa stai dicendo? Non ho alcuna intenzione di disegnare un mero tatuaggio. Yusuke nara yareru kana tte. Pensavo fossi in grado di farlo, Yusuke. Nani o mome toru? Di che diavolo state discutendo? Shouri sasete morau ga. Yusuke kakete! E wa e daro? Yusuke gina qualcosa, l'arte è arte, no? Dewa. Ore ga kaku mono o kimete ii desu ka ne? Molto bene, potrei almeno scegliere il soggetto? Dame da. Washi ni niau kogoshi hou o kake. Non accetterò nulla. Eccetto una splendida fenice che rifletta il mio splendido animo. Una fenice? Preferirei qualcos'altro. Ti tiri indietro, mister artista? Sei solo un chiacchierone, i tipi come te ce ne sono a bizzeffe. Adesso lo offende. Non sono un chiacchierone, posso disegnare qualsiasi cosa. Portatemi un pennello e un pezzo di carta. Ecco fatto. Amico, questo non va mica bene come tatuaggio. Ma è un mostro. Ha un non so che di spaventoso. Un'opera esplosiva. La mia percezione di una fenice. Non c'è speranza che vada bene, invece secondo me gli piace. Non ho mai visto niente di simile prima d'ora, mi piace. La ringrazio. Beh, è andata bene, no? Deva shoukaijou. Ebbene, gradirei una lettera di raccomandazione. Ha una condizione, ragazzo. Ti voglio come tatuatore personale. Scout? Vuole reclutarti. Devo rifiutare. Allora niente lettera. Sarò io a decidere il mio percorso come artista, non mi farò più aiutare dagli altri. Se riesci a capirmi, mi consegni la lettera. Altrimenti,
ce la prenderemo con la forza. E comunque lei è più un piccione molesto che una fenice. Buffone bastardo, ti distruggerò, ti squarterò e ti strapperò le budella. Devo ancora combattere dopo tutto questo? Eh sì, ma ti aspettavi. È da solo, però. Allora. Andiamo. Porca vacca. Allora, io direi, per forza, media rama. Facciamo Tarunda subito. Ha usato la maledizione. Proviamo la luce, proviamo. No. Nulla. Facciamo sempre ghiaccio. Ci è mancato poco. Questo qua mena, mena duro. Curiamoci ancora. E farei... proviamo il fuoco. Nulla. Allora io non uso la maledizione. Proviamo Psio. Facciamo pendenti dettagli, va. Bloccato. Attacco aumentato. Adesso aumentiamo la difesa. Estendiamo il malus. Anzi no, abbiamo diminuito l'attacco. Supporto vitale. Io proverei con la maledizione, ma secondo me resiste, non gli facciamo nulla. Facciamo... diminuiamo la difesa, va? Facciamo fendenti letali. Ok. Noi abbiamo bloccato, perfetto. Oh, abbiamo lo speciale, facciamolo. Un bel danno, però. Abbiamo fatto veramente poco. Facciamo... aspetta, attacco basso, difesa bassa. Andiamo di fuoco pesante. E aspetta, proviamo l'elettricità. Nulla, porca vacca. Allora, oggetti, facciamo questo qua da 200, va? Ok. Madonna, ci è mancato pochissimo. La facciamo... ci curiamo. Forza. Adesso... facciamo concentrazione. Aspetta. Concentrazione, sì.
Proviamo qualcos'altro. Provo tutte. Luce l'avevamo provata, sì. Pare di sì, fa vedere. Sì. Cosa manca? Vento atomico. Proviamo l'atomico. Magari non ha debolezze. Stop. Attacco aumentato. Facciamo danno nucleare pesante. Facciamo fuoco. Ah, l'attacco è inizia un bel danno. Un bel danno. E netto che manca la maledizione, il vento e lo sparo. Proviamo la maledizione, ma secondo me vediamo, resisterà. No. Sì, prego. Ok, critico. Vai. È duro, eh. Porca vacca. È duro. Allora, adesso facciamo difesa. Facciamo tornare al normale. Aspetta. Poi passiamo l'attacco. Dopodiché usiamo questo. Ok. Dopodiché mancato, bene. Facciamo andiamo di fuoco. Manca poco, dai. Non abbiamo, cioè, abbiamo tolto quello con cui abbiamo tolto meno, la maledizione, quindi andiamo di fuoco, va. Teniamo sta, però anche vabbè, toglie di più anno, ovviamente. È specializzata lei. E neanche ai nemici funziona quell'abilità. Facciamo, attacchiamo. Se è aumentato la difesa. Ok. Aumentato la difesa. Attacco mortale, facciamo. Manca pochissimo. Maledetto. Io insisterei ad attaccarlo, anche se per sicurezza. Andiamo di andiamo di maledizione pesante, dai. Mancato, porca la. Cavolo, arriviamo sempre al limite, fortunatamente.
Vai, curiamola del tutto, va. Ok. Mancato, ma... manca pochissimo. Ma senti, se io attaccassi così... Porca va. Ma che è? Provo a sparargli. Alleluia. Io direi... sì. Oh, alleluia. Vai, se è... beh, quello più duro di tutti era lui, ovviamente. Sì. 63, bene. Avete piste tosti, mi piace. Sono chicozzo mi aggete un giorno. Avete le palle, d'accordo, vi darò la mia lettera. Sennai di avarmata coto. Onrai narraba sorrino taisciuge. Ma stiona garru. Di solito dovrei spazzarvi via per il caos scatenato sulla nave, ma ormai non ha più senso. Mi dogasto io coto. Ci lascerà andare? Ha ragione. Questo posto ha una vita breve se dei guerrieri potenti come voi sono riusciti a infiltrarsi a bordo. È ora di svignarsela. Il capitano è stato un grande, certo, ma dovrà affondare da solo con la sua nave. Ci si vede, ragazzi. Lui. La reazione inaspettata per una creazione cognitiva. I politici non si avvicinano mai alle loro conoscenze più losche. Il legame è solo monetario. Deve essere così. Beh, finalmente le abbiamo tutte, 5. Dobbiamo usarle per entrare nell'aula magna, giusto? Sì, e scommetto che il tesoro sarà proprio lì ad attenderci. Abbiamo esplorato quasi ogni anfratto per raccogliere le lettere. Non ci sono più dubbi. Prenderemo quel tesoro a qualunque costo. Immagino che tutti voi lo sappiate, ma questa lettera di sfida sarà diversa dalle altre. Una volta mandata, i nostri nemici sapranno che Joker, come tutti, dato per morto e invece ancora vivo. Ci metteremo in una situazione difficile con le nostre mani. Se dovessimo perdere, le nostre vite sarebbero spacciate. Non possiamo permetterlo, giusto? Sarà una dura battaglia, è l'ora della vendetta, vinceremo di sicuro, sì. Dobbiamo essere positivi, puoi dirlo forte. Allora è deciso. La vera domanda è come e dove manderemo la lettera di sfida. Perché non facciamo qualcosa di sfarzoso? Tutto il nostro piano è in funzione di questo momento. In effetti dovrà essere teatrale. Una semplice soffiata verrebbe soffocata dall'influenza di Shido. Potremmo fare qualcosa di diverso per una lettera questa volta. È giunto il mio turno di rubare la scena. Cos'hai in mente? Non è niente. Beh, è inutile pensarci in questo momento. Torniamo indietro per adesso.
Ok. Adesso abbiamo le 5 lettere di raccomandazione. È stato difficile, ma finalmente possiamo aprire quella porta. Prendiamo il tesoro. Aggiungi l'aula magna. Ma adesso secondo me a che ci si farà vivo, eh? Eccolo, eccolo, visto? Quanto tempo? Tu? Perché è qui? Sono impressionato che siate riusciti a ingannarmi. Devo aver sottovalutato le vostre abilità. Sei una creatura interessante, silenzioso, eppur col coraggio e la determinazione di agire. In altre circostanze saremmo voluti essere grandi rivali, forse persino amici. Siamo già rivali. Kimi, saikou da ne. Che meraviglia. Kimi wa imamade no jibun to ka ningen kanke to ka. Non ti lasci sottomettere da cose futili come i rapporti umani o il passato. Itsu datte kokoro ga jiyū da. Boku to wa hantai. Shinsoku urayamashii yo. Ergo, il tuo cuore è sempre libero, l'esatto opposto del mio. A essere onesti, sono invidioso. È un vero peccato non esserci incontrati qualche anno fa, Leo. Che ci sembra davvero pentito per come sono andate le cose. Credo di capirlo un po' meglio. Ma... Deve salire di livello. Sì. Akechi. Akechi. Demo. Tarareba no hanashi shitemo shouga nai yo na. Ma è inutile discutere in termini ipotetici. Genjitsu wa sou wa naranakatta n dakara sa. La realtà è andata diversamente. Anata, douste Shido nanka ni kyoryoku shiteru no? Akechi, come hai potuto allearti con uno come Shido? Non vedi com'è il suo palazzo? La sua vera natura è... Allearmi? Di che parli? Non mi importa nulla di Shido, né di questo paese. È suo padre? Ho fatto tutto questo affinché Masayoshi Shido, mio padre, mi riconoscesse. Mi vendicherò di lui. Shido? Shido è tuo padre? Mae ni oshiete yattaro? Ore no hahaoya wa warui otoko no aijin datta tte. Ricordate quando vi ho parlato della relazione di mia madre con un balordo? Tsumari kakushigo sa. Sono il suo figlio bastardo. La mia esistenza stessa non è nient'altro che uno scandalo. Dopo il parto, la vita di mia madre è andata a rotoli ed è morta. Sono stato anche la sua maledizione. Terribile. Ero in collera, ma lui era già un alto funzionario. Un ragazzino come me non poteva fargli nulla. Ma è allora che è successo? È stato allora che ho scoperto il mondo della cognizione. Kamisama daka akuma daka chance o kuretan da.
qualcuno, divinità o demone, mi ha dato un'opportunità. Non ho saputo trattenere le risate. Figlio di... Che importa, tutti i miei obiettivi facevano la stessa dannata cosa in questo mondo di squali. Ho solo epurato la società dalla loro malvagità. Non proprio, non è forse quello che fanno anche là di fantasma? Noi non siamo assassini. E allora? Ho finalmente Masayoshi Shido in pugno. Appena raggiungerà l'apice del suo potere e mi riconoscerà, gli sussurrerò all'orecchio. Gli dirò la verità su chi sono veramente. E sarà allora che io, una completa sciagura per il mondo, lo dominerò. Io avrò la meglio. Mente perversa, fa quasi pena. Questa frase mi ha ricordato Scooby-Doo. Più o meno, in poche settimane il mio piano si sarebbe realizzato, ma invece no, voi vi siete dovuti intromettere. Posso ancora sistemare tutto, mi basterà ammazzarvi. Non ci faremo uccidere per una questione del genere. Fai la voce grossa, ma in realtà non sei altro che un bambinetto capriccioso. Non fammi la paternale, pezzo di merda. Shido Masayoshi wa ore ga sekinin motte iki jigoku ni tsuki otoshite yaru yo. Mi assicurerò personalmente di far assaggiare l'inferno in terra Masayoshi Shido. Dakara Joker, omae wa anshin shite. Perciò Joker, rilassati e muori. Pensi di potercela fare? Sì, lo farò meglio di quanto tu possa immaginare. Ma solo dopo essermi sbarazzato di voi. Sembri sicuro di te, ma attento a non giocare col fuoco. Secondo me no. Conosciamo tutti i tuoi trucchetti da quando hai collaborato con noi. Joker, come puoi avere tutto questo successo con un simile idiota come spalla? Smettila di bleffare. Non è un bluff. C'è davvero lui dietro gli arresti mentali, è facile che non ci abbia svelato la sua vera forza. Vi racconterò del mio vero potere mentre morite. Potete portarvi quel sapere nella tomba. Uccideteli. È uno scontro così. Cavacca. I resti mentali non sono i suoi incidenti di cui la gente sta parlando. Ci sono anche arresti che fanno sì che le persone diventino psicotiche, causando incidenti e scandali. È impossibile spiegarli, a meno che il vero colpevole non abbia il potere di rendere psicotico il cuore delle persone.
そうさ、俺のお前らにはない俺だけの力だ。Esatto, questo è il mio potere, un potere che voi non avete. こいつ、なんかやってくる気だ。Per fare la sua mossa. 答えを見せようじゃないか。Lasciate che vi faccio vedere. Persona!Le ombre sono furenti. Cos'era? Robin Hood, già noi. Pezzo di persona. Non era Robin Hood. Potrebbe trattarsi di un'altra persona, il lato oscuro. Anche la più flebile delle esistenze può acquisire un grande potere quando le catene del suo cuore vengono spezzate. Fareste meglio a non sottovalutare questi due. Cosa ha fatto Akechi? Ora i nemici sono molto più forti. Attacco aumentato, difesa diminuita. Non è che siamo messi così bene, però. Fatto di SP, però vabbè. Vediamo. Io starei per sicurezza con questa persona. Facciamo un attacco singolo. Ah, assorbe il fuoco quello. Oh, vabbè, tanto aveva già la vita piena. Facciamo. Proviamo il ghiaccio. Ah. Due deboli al ghiaccio. E l'altro. Io mi ricordo di sti due, però. Non mi ricordo il suo punto debole. Né se ne aveva uno. Comunque. Facciamo. Facciamo così. Proviamo il fuoco sull'altro. Fatto male, ma adesso facciamo Matarunda, ovviamente. Facciamo qua difesa aumentata. Insomma, proviamo. Aspetta, lui è debole al ghiaccio, abbiamo detto. Facciamo quello generale. Ok, e l'altro, porca vacca, non mi ricordo. Proviamo l'atomico. In caso abbiamo gli oggetti per gli SP. No, però gli ha fatto più male del fuoco. Io farei ancora. No, lui li ha finiti. Li ha finiti gli SP. Allora, facciamo. Se no, in via del tutto eccezionale, potremmo. Però non so se poi scende in campo a Keiichi. Facciamo 30 SP. No, facciamo caffè amaro, dai. È il momento. Scende in campo a che ci uso Soma. Allora, facciamo così, concentrazione. Facciamo diarama, dai. Così abbiamo vita piena, tutto. Ok. Facciamo sempre facciamo danno da ghiaccio singolo. A scoprire quello dell'altro. Il fuoco abbiamo detto di no. Però facciamo lo stesso. Lei ha l'attacco aumentato. Massimizziamo i danni. Inzega. Bel danno. E adesso facciamo quello generale. L'altro dovrebbe lasciarci. Perfetto. No, il fuoco no.
Annuiamoli l'attacco, va. Adesso lei... Sì. Poi essendo rimasto solo lui possiamo fare la rapina. Possiamo fare la rapina. Esatto. Ok. Quindi? Maledizione. Quindi è in grado di rendere la gente psicotica. Allora due persone o due facce della stessa persona sono. Io credevo usasse qualcosa di speciale come il Navi, invece ha il potere della sua persona. Non posso credere che l'abilità di manipolare e far impazzire gli altri sia nata nel suo cuore. Ucciderò o morirete tutti. Mi fa la finita, stai combattendo le persone sbagliate. Abbiamo un nemico comune, perché saltarci al collo? Ucciderci non ti renderà felice. Ma io... Shido ga dou iu ka ja ne. Omei wa omei da. Mo wakatten daro. Non importa quel che dice Shido. Tu hai la tua testa, devi sforzarti di capirlo. Nazione, disperato. Tamani kangaeru nda yo. Omae ra ga shikaketa Meiji Edo no koto. Sai, a volte ripenso a quel falso Meiji Edo che avete creato. Are. È stata una trappola crudele, ma se non ci fosse stata, dubito che sarei qui adesso. In sostanza, ogni occasione è buona per ricominciare da zero. Omae, Joker no koto kinitten daro? Poi tu non odi veramente Joker, vero? Quel sorriso prima dello scontro, non è così che ti senti veramente. Ascolta i tuoi veri sentimenti. Anche se credi che gli altri ti odino e non ti vogliono attorno, quella è... Silenzio, non vuole sentire ragioni. Compagni, amici, al diavolo. Perché sono così inferiore rispetto a voi? Ho curato nei particolari la mia vita, i miei voti, la mia immagine, così che tutti mi accettassero. Sono un grande detective, una celebrità. Ma tu sei solo... feccia criminale che vivi in una mansarda, perciò come... Come può uno come te avere cose che io non è proprio disperato? Come fa un inutile rifiuto umano a essere più speciale di me? Non è così. Cioè, normali siamo, vabbè. Mi stai offendendo la tua pietà, pezzo di merda. Madonna. Cos'è stato? Una maschera nera. Quell'altra persona, quella con la maschera nera. La maschera nera.
Ma di chi parla? Possibile, qualcun altro si è introdotto nel palazzo oltre a noi? Quindi ciò che ha detto Kaneshiro. Questi palazzi potrebbero fruttarvi soldi a palate, potreste fare ciò che volete con i cuori degli altri. Vi svelerò un piccolo segreto. C'è un criminale che usa i palazzi delle persone per fare tutto ciò che gli pare piace. E non è tipo da badare alle conseguenze. Resti mentali e Raptus, non si fa alcun problema. Lo sapevamo già. Cioè, allora, c'eri tu dietro gli resti mentali. Oh, davvero incredibile. Sono sorpreso. Per la prima volta in vita mia, forse devo persino dare il meglio di me contro di voi. Sapete, mi è appena venuta un'ideuccia divertente. Mi domando fin dove potrò spingermi. Divertente? Non sei soddisfatto di come eravamo rimasti, vero? Non era questo ciò che volevi? Ci colpiremo ancora e ancora finché uno dei due non sarà morto. Attenersi al diavolo. Che immagine elettrizzante. Cosa pensa Shido di me? Non me ne importa un cazzo. Cioè, demoniato. L'unica cosa che mi interessa adesso è eliminarvi. Per dimostrarvi che sono migliore di aver consumato dall'odio, da tutto ciò che è negativo. Cioè. Ise, misete ario, honto no ore o sa. Koi! Loki! Loki? Ah, ecco perché non abbiamo visto il suo risveglio. Corewa? Kudarane! Kudarane na! Seiki daro! Nakama daro! メザリなんだよ。どいつもこいつも。2つの力を使い分けるだと？なんてやった。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ。壊れちまえよ。俺と一緒にさ。嘘。やろう。てめえを暴走させやがった。 Sì. È folle al 100% adesso. Porca vacca. Quanti sconti ci stanno facendo fare uno dietro l'altro. Io vi ucciderò, vi distruggerò, vi spazzerò via. I compagni sono solo spazzatura. Quindi. Cioè, là era solo una specie di armatura, un guscio, Robin Hood. Boh.